buongiorno, sono Sebastian Ferrara, nato a Biella e lavoro al vino d'Enrico Bernardo a Parigi. Buongiorno, mi chiamo Daniel Arcangeli, vengo da Viareggio e al momento svolgo attività di consulenza in Toscana. Mi chiamo Davide D'Argenio, vengo da Milano e lavoro al Swiss Majestic di Montreux. Buongiorno, mi chiamo Costantino Stavroulakis, sono origini greche, lavoro a Busto Arsizio, a Kashankari, Alta Sfera. Buongiorno a tutti, sono Marco Grassi, vengo da Cerro Maggiore, provincia di Milano e sono sommelier responsabile dei vini presso il Kashankari Metro di Cinisello Balsamo. Buongiorno, mi chiamo Giacomo Morlacchi, vengo da Milano e lavoro a Londra a Totos Restaurant a Knightsbridge. Buongiorno, sono Salvatore Salerno, nato a Palermo, lavoro al ristorante Jarro Bouchon nel Principato di Monaco. Ottobre, siamo in Trentino. Giuseppe Vaccarini, secondo te chi è che vincerà? Vincerà l'istrionismo? Vincerà invece la capacità? Che cosa? Che cos'è che vedrà? Ma io penso che succeda quello che è successo in tutti i concorsi nazionali e internazionali, che il vincitore rappresenti effettivamente la professione e sia un grande professionista. Quindi vincerà ancora una volta chi è professionale in tutti i sensi, pur avendo quel tocco di magia, quel tocco di istrionismo che serve a volte per conquistarsi anche il cliente. Quindi saper comunicare ma conoscere bene la materia. Certamente, certamente è quello che noi ci auspichiamo, perché comunicare bene vuol dire conoscere la materia, vuol dire anche essere più convincenti con il cliente. Qui parliamo di alto e medio-alto livello, ovviamente, perché il sommelier è ovvio che in un ristorante di piccole dimensioni o a carattere familiare è difficile da avere, però parlando invece della ristorazione di un certo tipo e di un certo livello, è evidente che oggi come oggi ha un ruolo importante, perché in sala rimane il personaggio più importante dopo lo chef che è in cucina, e questo lo vediamo ormai come evoluzione, l'abbiamo vista proprio in tutti i paesi del mondo. L'Italia è un po' indietro in questo, però spero che ci si arrivi quanto prima, perché il sommelier è quello che fa guadagnare la ristorazione. La parte del beverage è diventata fondamentale e spesso superisce a quello che il food non può dare, cioè come a livello di costi e a livello di ricavi. Oggi ci sarà la finale. Quali sono le prove che sosterranno questi candidati? Le prove sono quelle classiche, alle quali abbiamo aggiunto alcune prove nuove, sorprese, nel senso che ogni concorso non può ripetere esattamente tutte le stesse cose del passato, perché ci vuole anche un po' di innovazione nelle prove stesse. Quindi oltre alla prova di decantazione, la prova della correzione dei vini, la prova di abbinamento cibo-vino, che sarà in lingua straniera, abbiamo aggiunto qualche prova molto semplice ma completamente nuova, come il riconoscimento attraverso le foto di alcuni personaggi famosi del mondo del vino, evidentemente. Abbiamo aggiunto la prova caffè, quindi come si degusta il caffè, e abbiamo aggiunto che è una prova birra. Adesso entriamo nell'arena. Si è classificato primo sommelier d'Italia edizione 2014 Salvatore Salerno.